Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale di sviluppo 2021-2025 con 23 voti a favore di PD e Italia Viva e 15 voti contrari da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Prima della votazione finale sono stati discussi e votati molti emendamenti. La Lega ha visto approvati 25 emendamenti che toccano temi cruciali come l'inclusione e la coesione sociale, oltre alla transizione ecologica. Fratelli d'Italia ha ottenuto l'approvazione di 18 emendamenti che toccano questioni relative all'alfabetizzazione digitale e a un maggior raccordo tra istituti professionali e mercato del lavoro. Il Movimento 5 Stelle ha ricevuto il voto positivo su 3 emendamenti, tra cui uno che punta al ripristino della funzionalità senza pedaggio nel tratto finale della 12. Approvati anche due emendamenti di Forza Italia. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato 11 emendamenti approvati, che si concentrano sulla programmazione per rendere più efficace l'azione amministrativa e per individuare le aree idonee in cui collocare gli impianti fotovoltaici, con un richiamo ad un miglioramento dell'accessibilità turistica per l'isola d'Elba. Questo è l'atto più importante di programmazione dell'Assemblea legislativa, lo dico a chi ci segue da casa. È un atto in cui si segna qual è il futuro, il profilo della Toscana. Noi in questo documento abbiamo costruito le condizioni perché un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione, il diritto allo studio. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei per il sostegno alle nostre imprese, alla formazione, al cambiamento necessario, sia al cambiamento legato ai processi di digitalizzazione sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Questo è uno strumento che insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di rendita, ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. Che questo lavoro sia un lavoro, come ho detto prima, sicuro, un lavoro degno, un lavoro che richiede anche, e questa è una norma nazionale, speriamo possa essere presto sostenuta anche da questo governo, di avere un salario minimo garantito. E infine la sanità. È evidente che senza maggiori trasferimenti da parte dello Stato si rischia di non poter offrire ai cittadini quello che i cittadini vogliono, una sanità di prossimità, una sanità più veloce. Quando ci sono delle emergenze, la Toscana evidentemente è la regione migliore d'Italia o una delle migliori d'Italia. Sulle chirurgie siamo tra i più avanti. Poi ci sono le questioni che toccano la vita di ciascuno di noi, le liste d'attesa, gli accessi al pronto soccorso e qui diciamo che vogliamo investire molto nella sanità territoriale proprio per fare in modo che le liste d'attesa possano essere velocemente ridotte e gli accessi al pronto soccorso possano diminuire. Il Consiglio regionale ha approvato l'atto di programmazione più importante di questa legislatura. Il programma regionale di sviluppo è infatti lo strumento attraverso il quale si mettono a disposizione risorse e soprattutto si sanciscono gli interventi principali del governo della Regione Toscana durante questo quinquennio di amministrazione a guida del Presidente Giani. Una serie di interventi strategici che vogliono agganciare la ripresa della Regione Toscana nel post-pandemia e lo fanno all'insegna di alcuni principi fondamentali. Da una parte l'investimento sui giovani e sulle future generazioni per garantire buona occupazione e miglioramento qualitativo del lavoro attraverso la formazione. Dall'altra parte l'intervento sugli investimenti che sono considerati il vero motore di rilancio del nostro territorio regionale, ma ancora la transizione ecologica e la sostenibilità. Molti infatti sono gli interventi che si agganciano alla prospettiva di uno sviluppo sostenibile, a cominciare da quelli sulle infrastrutture e sulla mobilità, che sono tutti ispirati anche al principio del rispetto e della tutela dell'ambiente.
Sono quindi diversi i settori strategici nei quali interviene questo programma regionale di sviluppo, il quale però si pone in un'ottica complessiva di rilanciare anche alcuni settori particolarmente importanti e significativi del territorio regionale. Tra questi, ad esempio, quello della cultura. La cultura vista come motore di sviluppo socio-economico di un territorio, come strumento attraverso il quale rilanciare il turismo. Non a caso in questo programma troviamo un costante riferimento al progetto degli Uffizi diffusi, appunto attraverso una valorizzazione del patrimonio storico-artistico anche degli enti locali dell'intera regione. Non mancano poi gli aspetti programmatori fondamentali collegati alla salute e collegati all'integrazione sociosanitaria. Con riferimento in particolar modo al diritto alla salute, si deve considerare come da sempre la Regione Toscana, con il suo modello di sanità pubblica e universalistica, sia stata in grado di garantire standard di qualità e di quantità nelle prestazioni molto superiore rispetto alla media nazionale. Questa è la prospettiva nella quale si vuole collocare l'azione di governo di questa legislatura, facendo non soltanto pressione presso il governo affinché possano aversi maggiori risorse sul fondo sanitario, ma anche tenendo conto degli importanti investimenti sulla sanità territoriale che verranno attraverso le risorse del PNRR, che presto porteranno a fronteggiare nuove assunzioni, nuovi investimenti sul personale e anche una necessità di ripensare l'attuale assetto del personale nelle aziende sanitarie. Quindi un programma che guarda allo sviluppo del territorio, che guarda al rilancio, ma tiene conto di alcune sfide importanti, tra cui anche quella della digitalizzazione e dei saperi digitali, come strumento di crescita di un territorio che segna una crescita del prodotto interno lordo, secondo gli ultimi dati, di poco superiore all'1%, che non è certamente un dato confortante, ma che si pone come uno dei più alti, se non il più alto, a livello nazionale. Occorre quindi una spinta ulteriore che questa politica di investimento, grazie anche a questa attenta programmazione, potrà realizzare. Diversi giorni di discussione in aula per un piano regionale di sviluppo che arriva a metà mandato, un atto che doveva arrivare nei primi 6 mesi di legislatura. Il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo all'incirca una cinquantina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della Regione Toscana. Parliamo di ambiente perché noi, lo ripetiamo, siamo favorevoli a termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana, che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti. Siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo chiaramente anche oggi detto no al pedaggio della Fipilì con un emendamento che è stato bocciato dal Partito Democratico. Abbiamo detto che non siamo favorevoli a Toscana Strade. Abbiamo presentato un progetto a cui tenevo e tenevamo particolarmente, che è quello che ha accordato il sindaco di Livorno, il sindaco di Pisa e il sindaco di Lucca sull'area metropolitana costiera. Ci è stato risposto che le infrastrutture non stanno all'interno del piano regionale di sviluppo. Ecco, io mi chiedo che cosa, se non le infrastrutture, la strategicità, la programmazione, possa stare all'interno di un piano regionale di sviluppo. Un piano regionale fatto di tante parole, nel momento in cui si legge una pagina siamo costretti a tornare indietro perché si usano parole, anzi paroloni, ma non si capisce il senso di dove questo Partito Democratico voglia portare la Toscana nei prossimi 20 e 30 anni. Molto delusi da tutto questo, ci aspettavamo molto di più. Come Centrodestra Unita, tante sono le proposte che abbiamo presentato e tante le porteremo avanti nei prossimi mesi di mandato. Siamo contenti perché ne hanno approvati diversi, ma soprattutto perché al di là dell'emendamento approvato, credo negli ultimi 3 giorni si siano confrontate in aula sul piano regionale di sviluppo due visioni di Toscana
competitive e alternative, questo mi fa piacere. Non c'è stata una discussione sterile, non è stata una discussione mai sopra le righe, mai alzando i toni, mai offensiva, mai sgradevole. Centrodestra e centrosinistra hanno mostrato due visioni differenti di Regione Toscana e si sono confrontate tra loro. Personalmente posso parlare dei miei, io mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale, che per me è un tema importantissimo, ovvero che in maniera graduale, a partire da oggi, la Regione Toscana ogni volta che emanerà una legge o prenderà un provvedimento dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento, questa legge sulle future generazioni. Cioè quando si va a fare una legge oggi saremo costretti a prendere anche in considerazione, a valutare l'impatto che questa legge avrà in futuro su chi oggi è poco più di un adolescente. E questo significa pensare al futuro, oltre ad aver inserito nel PRS, per quanto mi riguarda, il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana. Poi so che altri colleghi ne hanno avuti diversi approvati, quindi è stato sicuramente un bel dibattito. L'unico neo, fatemelo dire, il piano regionale di sviluppo 2021-2025 lo discutiamo a luglio del 2023. Questo è il grande problema della legislatura Giani, che le scadenze sono lì per far figura, perché non se ne rispetta una, e questo è il piano regionale di sviluppo, cioè il programma di sviluppo della Toscana Giani lo porta in aula 2 anni e mezzo dopo essersi insediato come governatore. Questo diciamo, un pochino di ritardo, quei 32 mesi di ritardo un pochino pesa. La prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Giani e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista. Che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015. E che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro appunto con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista diciamo della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono diciamo riproposti con delle piccole varianti che è quello che ci chiede l'Unione Europea e con la speranza che il PNRR, il nuovo settennato europeo riesca a dare soccorso. Ma soprattutto c'è un altro passaggio che dovrebbe lasciare tutti con l'amaro in bocca, che le colpe, le responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di questa maggioranza, che è la stessa dal 1970, viene data interamente nell'analisi iniziale alle contingenze della pandemia, della guerra che si sta combattendo in Ucraina e di quelli che sono gli strascichi della crisi del 2008. Nessuna responsabilità, nessuna autocritica per quanto riguarda quello che è stato l'impoverimento della Regione Toscana, della qualità della vita dei toscani, che è stata causa anche di una cattiva gestione, di una cattiva amministrazione di tutti coloro che l'hanno gestita fino a ora, in particolare di chi l'ha gestita negli ultimi 15 anni. Giani sicuramente ha portato a un peggioramento con il suo modo di gestire. Questo lo dice anche la Corte dei Conti, che ha più volte anche ripreso la Giunta, la sua azione, anche per come gestiscono le partecipate, come amministrano i soldi, che sono i soldi che vengono dalle nostre tasche e sono gestiti sempre peggio. Sì, un sostegno forte di Italia Viva a un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali
possono arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione, e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante, da ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture, e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Sì, indubbiamente quello che riportiamo è un giudizio negativo, ma un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da 2 anni e mezzo in totale assenza della Giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, a maggior ragione in un momento in cui la Toscana, in una fase di post-pandemia, dovrebbe vivere con, diciamo, slancio anche quelle che sono le sfide del futuro, in particolare le sfide generazionali. Ecco, è inaccettabile per noi che un Presidente di Regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure, seppure puntuali, che sono state fatte dalla Corte dei Conti, ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Noi viviamo un momento difficile, è un momento in cui l'inflazione morde, in cui ci sono difficoltà per le famiglie, in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla Regione Toscana. Ecco, in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare, quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale, che legittimamente, diciamo, cerca anche di riportare un po' l'attività della Giunta nell'ambito di un puntuale riferimento non solo alla programmazione ma soprattutto a ciò che diciamo dovrà essere fatto appunto per risolvere alcune vicende critiche. Ecco, io credo che questo, diciamo, denoti un atteggiamento che in qualche modo non può essere accettato. Purtroppo può non piacere avere a che fare, diciamo, con la dialettica del Consiglio regionale, può non piacere avere a che fare con le censure dell'opposizione, può non piacere avere a che fare con i controlli della Corte dei Conti, però ecco, questo non ci pare, diciamo, un modo serio di affrontare questo dibattito. Su alcune questioni, soprattutto in Commissione, devo dire c'è stato un lavoro molto positivo che ha portato, almeno dal mio punto di vista, anche ad riuscire ad introdurre alcune diciamo punti centrali che, dei quali comunque c'era carenza, in particolare le politiche per la famiglia, le politiche per la natalità di fronte ad una regione che purtroppo sconta la mancata crescita demografica, la successione generazionale delle imprese. Noi sappiamo bene la difficoltà che ancora oggi c'è per trovare non solo manodopera qualificata, ma soprattutto per un avvicendamento generazionale sia tra gli imprenditori sia soprattutto tra i lavoratori, in una generale comunque diciamo difficoltà di occupazione, perché naturalmente il nodo vero è la questione della crescita. Questa è una regione che ha visto un calo della manifattura, è una regione che viene drogata da una voce importante del PIL che è il turismo, ma che porta con sé anche tante criticità, dalla sostenibilità a un'occupazione che comunque, come dire, non ha ancora oggi purtroppo una qualità e una qualifica che rendano anche il settore turistico professionalizzato in qualche maniera. E qui si sconta anche, dal mio punto di vista, una non perfetta, diciamo, spesa sui fondi europei che riguardano la programmazione, soprattutto sulle politiche attive e sull'occupazione. Quindi molto c'è da fare e tanto non c'è stato assolutamente detto. Al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso è stata presentata in conferenza stampa la 4ª edizione del Premio Stelle dello Spettacolo. La manifestazione, nata nell'agosto 2020, si appresta a tornare sabato 5 agosto presso la suggestiva località di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga. La direzione artistica è stata affidata nuovamente all'attore e regista Marco Predieri, mentre la direzione tecnica sarà guidata da Matteo Lorini e la produzione da Altrove Teatro.
Oramai è questo un appuntamento fisso che si svolge nel comune di Castelnuovo Berardenga, o meglio in un suo borgo, quello di San Gusmè. Particolare, meraviglioso, un appuntamento che al quarto anno è un appuntamento fisso, ma ogni anno cambia perché gli ospiti, i premiati, cambiano di anno in anno. E spaziano da vari generi, dalla musica al teatro, al cinema, alla poesia. E ancora, ha molte specificità questo premio. Che cosa si vince? In che cosa consiste il premio, ad esempio? Vini che vengono selezionati, vini che vengono offerti ogni volta da un'azienda del territorio, quest'anno è l'azienda San Felice, vini che vengono abbinati grazie alla competenza di tutta una serie di persone, di sommelier, di enologi, alle caratteristiche del vincitore, del premiato. Non sto qui a ricordare i nomi del folto numero di artisti che avremo anche quest'anno a San Gusmè, perché sicuramente lascerei qualcuno. Però ancora è un premio che vuole premiare i talenti, dove il talento non è un qualcosa, sì, è innato, ma che poi deve essere coltivato, che richiede lo studio, l'impegno. E quindi con questo premio sì, artisti che vengono premiati, ma si offre anche la possibilità di stage grazie al lavoro del direttore artistico Marco Predieri, un confronto per giovani artisti che possono confrontarsi con nomi importanti del cinema, del teatro, per crescere, per diventare anche loro nel loro futuro importanti artisti. Questa è la quarta edizione, torniamo nello scenario di San Gusmè, che è un borgo medievale circondato da mura tra le vigne del Chianti, territorio e spettacolo dal vivo che si uniscono. Abbiamo 9 star veramente quest'anno che riceveranno il premio Stelle dello Spettacolo. Come ha detto la consigliera Paris, sarà un vino pregiato del territorio, un vino scelto da un sommelier per ciascuno dei premiati, abbinando le caratteristiche artistiche e tecniche della persona con quelle che sono le peculiarità del vino stesso. Il premio alla carriera andrà a Maurizio Micheli, che è un attore di lunghissimo corso, cinema, teatro, televisione e grandissime collaborazioni nazionali e internazionali. Per la musica Beppe Dati, poi ancora avremo premi a Benedetta Boccoli, showgirl, attrice, stella della commedia musicale, della commedia italiana, regista di cortometraggi, poi Dora Romano, che in questo momento è sul grande schermo a livello internazionale con Mafia Mama, che ha avuto una delle annate, le ultime straordinarie, protagonista di Imma Tataranni in televisione, dell'Amica Geniale, del musical in Italia, Mary Poppins. Quindi sono veramente personalità di altissimo livello. Daniela Airoldi, che ha iniziato la sua carriera giovane ed è stata scelta da Federico Fellini per La voce della luna, per l'ultimo suo film, sarà premiata anche lei. E poi avremo Cinzia Berni, che è un'attrice che ha iniziato con Gigi Proietti, Gino Bramieri, verrà premiata per la drammaturgia perché è un'autrice, scrive commedie che sono tra le più rappresentate in questo momento in Italia. Danila Stalteri, un'altra giovane attrice che ha avuto un'annata straordinaria in teatro con i suoi lavori. E poi uniamo anche le generazioni, perché ogni anno premiamo anche degli artisti emergenti, in questo caso una giovane cantante cantautrice della scuderia di Michele Pecora, che si chiama Sindrome, che sarà premiata come emergente della musica. È un premio a cui tengo veramente molto, un premio speciale che va a una realtà toscana che si è imposta a livello nazionale, che è la Compagnia delle Formiche. Oggi è uno dei principali produttori di musical e family show a livello nazionale, veramente sui principali palcoscenici della penisola. Festeggia quest'anno il ventennale della sua attività con il suo fondatore Andrea Cecchi, e i festeggiamenti inizieranno proprio da noi, dal premio Stelle dello Spettacolo. E loro, tra l'altro, in scena porteranno 3 momenti con dei medley
dei loro principali spettacoli, e quindi anche lì noi avremo degli artisti di nome che non posso anticipare, ma che fanno parte di questa grande famiglia che è la Compagnia delle Formiche. Sicuramente ci ha fatto molto piacere l'adesione al nostro premio di Maurizio Micheli, Benedetta Boccoli, di Beppe Dati, che sono veramente dei grandi, a cui poi sono seguite Dora Romano, Daniela Airoldi e poi tutti gli altri, Sindrome, che è una ragazza giovanissima che viene dalla scuderia di Michele Pecora, non so se ne ho dimenticato qualcuno, ma diciamo la cosa migliore è venire a vederlo questo premio, perché comunque per il secondo anno siamo nel Morgo di San Gusmè, un luogo veramente magico, e parlando di magico anche quest'anno daremo spazio alla magia, perché abbiamo il nostro formatore principale che è un prestigiatore e che creerà qualcosa, un'illusione, per far lavorare anche i ragazzi di San Gusmè e poi da tutta Italia che prenderanno parte al nostro stage.